professore, se lei dovesse dire perché un turista deve visitare l'Italia, cosa direbbe? Beh, direi che non esiste nessuna possibilità di avere la coscienza dello spirito dell'uomo e dello spirito dell'Occidente in cui l'uomo è rappresentato nel modo più alto senza l'Italia. L'Italia è tutto. L'Italia è dalla civiltà egizia perfino con il Museo di Torino, dalla civiltà greca nei suoi monumenti più straordinari che sono in Sicilia, fino al tempo moderno, fino alla metafisica di De Chirico, il luogo di maggiore concentrazione di fantasia, di varietà, di creatività, di tutto quello che l'umanità può desiderare di conoscere per innalzare il proprio spirito. Cioè non si può immaginare, perfino Mozart è italiano, cioè quando noi sentiamo Così fan tutto il Don Giovanni sentiamo la lingua italiana nella musica di Mozart. Quindi non so, un essere umano non è tale se non conosce l'Italia, e lo hanno capito i grandi stranieri in Italia che sono stati gli anticipatori delle Beat, che sono Goethe, Montaigne, Stendhal. Stendhal nella sua tomba ha scritto Henri Bail, milanese. Questo volevo sentire oggi in questa conferenza stampa, e non l'Expo e la cazzo di non so che roba. Insomma, mi pareva una fiera del turismo, mi pare che sia venuto fuori poco, insomma. Grazie, l'Italia è tutto allora. L'Italia è tutto, è piena di belle ragazze italiane di ogni genere, direi tutte gratis. Cioè in Italia non c'è prostituzione, io ho fatto questa teoria, cioè la prostituzione è una teoria della Procura di Milano, perché le ragazze in Italia la danno perché si divertono, perché scopare è bello, è una cosa che forse è stata dimenticata. Ma è molto grazie diffusa. Per il contributo originale. Io ho fatto delle ricerche, posso garantire che quelle che vogliono essere pagate lo fanno per la mamma, per la famiglia, cioè per l'assistenza, sì, per i conventi, da sostenere. Proprio una puttana 75enne di Milano, che io conoscevo quando stavo in via Veneto, aveva 3 pizzerie comprate per i figli, cioè lo fanno per i figli. Una finalità sociale, familiare. La danno gratis e vorrebbero quasi pagarti quando tu la prendi. È una cosa straordinaria. Cioè ci rifletteremo. È tutto così, solo a Milano si scopa. Grazie professore. Incredibile.